Salone del Risparmio 2018, siamo con Mario Ambrosi, presidente di EFPA Italia. Dottor Ambrosi, la vostra associazione che si occupa di formazione e certificazione dei consulenti finanziari sta affrontando uno dei temi che è stato dibattuto anche qui al Salone del Risparmio, cioè la MiFID 2. Come la MiFID 2 è stata applicata nei vari paesi europei in cui è entrata in vigore a partire da gennaio. Ecco, avete fatto, se non sbaglio, un'analisi a livello europeo, a livello comparato su questo tema. Come si è svolto il vostro lavoro? Sì, allora, come è noto, EFPA Italia è la fondazione che rappresenta EFPA Europe in 11 paesi europei, e quindi viene abbastanza naturale per un ente europeo come il nostro mettersi di fronte alle scelte dei regolatori nazionali e cercare di capire le differenze con le quali i regolatori nazionali hanno recepito la normativa MiFID 2, soprattutto in relazione a quello che ci interessa, cioè all'aspetto della formazione dei consulenti finanziari e da noi in maniera più ampia del personale che eroga consulenza finanziaria in Italia e in Europa. In realtà ci siamo chiesti questo e EFPA Europe ha deciso di svolgere una ricerca a livello europeo per capire proprio questi aspetti. Noi, come è noto, siamo poi soliti fare un evento annuale che raggruppa un po' e che fa un po' la sintesi delle attività della nostra fondazione, e quest'anno, proprio in occasione di questo evento, avremo la possibilità di dare le prime anticipazioni su questa ricerca, che non sarà ancora conclusa ma si avvierà alla conclusione in occasione proprio del prossimo evento annuale. Ecco, ha fatto accenno all'EFMA Meeting, che è un appuntamento annuale della vostra associazione ormai da diverso tempo. Più o meno qualche anticipazione sull'evento, dove si svolgerà, come si svolgerà? Allora, si svolgerà a Riccione il prossimo 31 maggio, 1 giugno. E quest'anno abbiamo scelto l'Emilia Romagna come regione, è la prima volta che arriviamo in Emilia Romagna, non eravamo mai arrivati lì. Tratteremo di conoscenze e di come le conoscenze stanno cambiando anche la professione nostra, naturalmente non solo di conoscenze e di competenze, che è proprio il tema della nostra certificazione, ma andremo a declinare anche aspetti come per esempio tutti quei prodotti assicurativi che vanno oggi ad essere dei contenitori su tutto quello che riguarda il risparmio gestito, perché proprio in ragione della MiFID anche i contenitori assicurativi cominciano ad essere ancora più interessanti rispetto a una volta. E non parleremo solo di questo, naturalmente ci saranno poi risvolti e tematiche che riguarderanno un'altra ricerca, per esempio, che riguarderà il fintech e i big data e l'utilizzo dei big data, che come verranno utilizzati dal consulente finanziario stesso. Qualcuno ha definito i big data il nuovo petrolio su cui andremo a lavorare nei prossimi anni. Noi stiamo cercando di capire se questo sarà utilizzabile fin da subito anche da noi nei rapporti con i clienti. Grazie, dottor Ambrosi. Grazie a voi. Ci rivediamo.